Oh, eccoci arrivati finalmente al nostro momento vero e proprio all'interno di un matrimonio, il ballo. Per il ballo ci sono essenzialmente due modi per iniziarlo. Il primo è quello che ci sia un avvio alle danze, dato da un primo ballo scelto per gli sposi o dagli sposi stessi. Un momento nel quale il marito e la moglie si mettono al centro della sala e anche al centro dell'attenzione di tutti, una canzone che dà l'avvio alla serata, nel quale sono loro due protagonisti, e da quella successiva tutti gli altri entrano in pista. Il primo ballo può essere un lento che ballano insieme, oppure può essere anche qualcosa di più scherzoso, qualcosa di veloce. Un ballo coreografato, magari che diventa anche buffo perché non sono dei ballerini veri e propri, oppure un mix delle due cose, una specie di sorpresa di un ballo che parte lento e dopo arriva qualcos'altro. Ce ne sono tantissimi esempi e certe volte anche spose esagerano nel guardare video su YouTube che poi cercano di riproporre nella loro serata con scarsi risultati. Però comunque sia, da quel momento inizia la festa e dopodiché devi essere bravo ad agganciartici e partire subito con tutto il resto. Se però gli sposi o uno degli sposi non sono amanti del ballo e non vogliono essere al centro dell'attenzione, non bisogna forzarli. Il primo ballo è qualcosa di assolutamente facoltativo e deve essere volontario. Se non c'è un primo ballo, si deve trattare di un'evoluzione naturale che porta le persone a ballare. Si viene dal taglio della torta, si è mangiato la torta, brindato con lo spumante, lì magari si sta chiacchierando, c'è cioè qualcuno che inizia a prendere la giacca per andarsene. Piano piano il ritmo si alza e si inizia a proporre quella che è l'inizio della scaletta della serata. Le persone devono venire naturale, appoggiare il bicchiere o il piattino e iniziare a ballettare. Sia che sia lì dove si trovano adesso, sia che debbano andare al centro della sala dove c'è la cosiddetta pista. E allora lì bisogna essere bravi. Innanzitutto a dare ritmo in maniera molto veloce e molto cadenzata, tenere poco i primi brani, partire in maniera forte, però che se le persone non sono già in pista non bruciarsi i brani più forti del momento, ma fare qualcosa che li porti ad andare a ballare. Ai matrimoni ci sono sempre tanti tipi di persone, dai più anziani ai bambini, e allora può essere utile avere un repertorio veramente ampio nel quale si mixano vari generi. Dagli evergreen, negli anni 60, 70, 80, 90, rock and roll, cose molto ballabili, festaiole. È bene avere con sé veramente di tutto per poter usarli nei momenti più opportuni. Poi dopo può anche andare a finire il rave. Ci sono dei contesti dove ti dicono: beh, noi siamo tutti giovani, siamo avanti la musica elettronica. All'inizio cerchi di creare il clima da festa e dopo vai sulla parte più settoriale, dove tanto rimarranno sempre più giovani o comunque quelli che vogliono divertirsi, e di lì in poi fai la tua serata fino a che è possibile. Spesso purtroppo c'è un limite d'orario, molto probabilmente siamo andati in ritardo, e allora bisogna affrettarsi e a condensare tutto in un tempo limitato. Allora a maggior ragione è bene non sprecarlo in tempo. Essere molto veloce nei cambi, cercare di proporre tanta più musica possibile, anche perché sai che non si può andare oltre. È bene cercare di farli ballare fin da subito per poi essere più rilassato nella parte finale del tempo che ti è concesso. Se invece c'è più libertà, allora puoi disegnare la tua trama in maniera diversa, più libera e più rilassato soprattutto. Però l'importante è avere in testa fin da subito l'obiettivo di farli ballare e far partire la festa. Non c'è soddisfazione più grande di quando ti dicono: ma sai, di solito ai matrimoni non balla mai nessuno, invece questa volta ci siamo divertiti. Ecco, lì vuol dire che hai fatto veramente un bel lavoro, perché non è obbligatorio che le persone ai matrimoni ballano, ma se ballano è sicuramente la miglior pubblicità per te. Continua a seguire i video di Essere DJ Oggi, sia su YouTube che su Facebook. Un bel like!